Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Oddio mio, che hai fatto? Sono partito con l'handicap. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ma Ubaldo l'avete proprio cacciato in via definitiva. Mami, ma che ce fai? È come quando era giocatore. Abbiamo fatto come lo Schalke 04. È bello, ma non balla, giusto? Capito come? Giusto, posso dirlo, no? Abbiamo fatto come Kevin Prince Boateng, licenziato in tronco. Te posso fare una domanda? Dai. Tu pieresti Kevin Prince Boateng? In dove metti? No, io non lo pierei proprio. Io lo prenderei, io sì. Viene a Roma, tocca andare a cuore dietro a pianta Ponte Milvio. Come te pare, ma Mimmo? Dai, lui è Nangolan, tu immagini, dai. Che te pare, Mimmo? E dai, ti piace Kevin Prince? Cioè, hai deciso poi, lo fate sto ritiro? Ami, noi stavamo a pensare, perché certo fa callo, Che dice, è meglio andare al mare che sta a Trigoria. Ma secondo me pure questi, ma che se devono dire, ma di che devono parlare? Davvero. Ami, però una cosa, una considerazione, non è punitivo però a me, perché mi sembra più, vabbè, cerchiamo di stare insieme, troviamo, perché se è punitivo io te lo faccio fare da domenica a domenica e che me frega che poi tu... Ma infatti ecco perché è una comica. E se invece, Mimmo, però perdonami, se fosse un motivo per dire dai cavolo, stiamo insieme più magari... Sto a inventare, No, è una comica, Riccardo, a me resta. Il ritiro, se tu... innanzitutto non esiste un ritiro differito, non esiste un ritiro light, non esiste un ritiro ad intermittenza. Se ritiro è il ritiro, se no così è una comica. Dai, adesso guardando con un minimo di serenità la situazione, allora si è deciso dopo la partita di Milano che bisognava fare qualche cosa. Ma insomma, che si dovesse fare qualche cosa probabilmente... lo si era capito svariate settimane fa, invece sono stati tutti belli, tranquilli, fermi ai loro posti e non si è fatto niente. Improvvisamente si decide che bisogna fare ritiro, domani valuteremo, intanto domani mattina allenamento alle 8, insomma hanno fatto un grande favore ai calciatori a fare allenamento alle 8, perché sono tornati nella notte da Milano, sono andati a dormire a Trigoria, hanno fatto questi allenamentini, alle 10:30 erano liberi e hanno avuto libero fino a oggi, a questa mattina, giusto? Tu controlla mia due giorni e mezzo, dai Mimmo. Quindi quella è la punizione, secondo me gli hanno fatto un favore, vi è più. Poi uno dice, hai capito, il compare doveva andare a Parigi, doveva andare in Francia, quindi di conseguenza non se l'è sentita, non voleva fare, tutti i discorsi che vanno. Poi dopo ieri la squadra è andata a ritiro alla Foritalico, l'avete visto, no? Sono sì. Andati in 10 lì a fare questa cosa, per carità, di beneficenza. Bellissima cosa, però faceva abbastanza ridere, o comunque questa cosa strideva con il clima di punizione che era stato un pochettino così sbandierato dalla società attraverso tutti i canali amici e tutte le serie di queste situazioni. Per cui ieri non si sapeva ancora che cosa poi sarebbe successo oggi, si parlava di questo ritiro a intermittenza. Tu mi dici che non è punitivo, se è una costrizione. Rimanere a Trigoria è comunque una punizione, certo. Adesso stiamo parlando di punizione, di costrizioni, e mi vergogno di usare questi termini abbinati a questa situazione. Però Ricchi, a me mi sembra veramente tanto fumo all'occhio da gente, questo è il mio giudizio, perché in realtà se tu ti comporti così, se fai questa sorta di ritiro light, soft, chiamalo come ti pare, mi sembra come voler dire al mondo esterno, vedete, noi comunque una cosa l'abbiamo fatta, non siamo rimasti che mani in mano, mi sembra una grande barzelletta, permettimelo. E senti Mimmo, mi sembra che con te ieri abbiamo detto che è Garcia che decide sta cosa? No, veramente Garcia non voleva sta cosa, e la società che gli ha imposto di fare questa cosa qui. Però durante la conferenza stampa di qualche tempo fa lui ha detto scelgo io, tutte le cose delle squadre le scelgo io, della squadra le scelgo io, sono decisioni mie, potrei anche legare a letto i giocatori. Infatti poi è venuto fuori sto brobrio del ritiro, questa cosa che non si capisce bene se è una punizione, una passeggiata. Ma non può essere una punizione, Mi. Cosa? Non può essere una punizione. Appunto dico, però si dà l'idea che invece sia un ritiro punitivo, no? Cioè, allora, perché si parla di ritiro? Perché si è parlato di ritiro? Perché la squadra ha perso, ok? Benissimo, quindi se tu dici porto la squadra in ritiro non è certamente perché dobbiamo fare merenda tutti insieme. Se tu vieni da una sconfitta e dici porto la squadra in ritiro, è chiaro che la consideri una punizione, la valuti come una punizione, no? Se no, che motivo ci sarebbe di portare la squadra in ritiro? Poi però, cioè, l'allenatore che non vuole,
la società che dice no, però qualcosa dobbiamo fare perché dobbiamo dare all'esterno l'idea che comunque non siamo con le mani in mani, eccetera eccetera. L'allenatore continua a dire, come ha sottolineato prima della partenza della trasferta di Reggio Emilia, ve lo ricorderete, no, gara con Sassuolo, esattamente quello che ha detto prima Gabriele, quindi lui è fermo sulle sue posizioni, però poi Garcia è un dipendente della società e se la società in quanto management di Gin Pallotta decide che comunque qualche cosa si deve fare, qualcosa si fa, che poi si faccia una cosa obbrobriosa che si capisce bene se a metà fra un ritiro, un vedemo se famo merenda insieme, come ho detto prima, questo è abbastanza pittoresco e per certi versi anche grottesco, però che Garcia fosse e che sia e che continua ad essere contrario a questo ritiro, chiamiamolo così perché ci fa comodo di ritiro, questo è abbastanza chiaro. Poi però, lo ripeto, Garcia è uno stipendiato e fa quello che gli dice il datore di lavoro, ma questo è un piccolo segnale, chiamiamolo piccolo, chiamiamolo grande, fate come vi pare, che evidentemente tutto questo grandissimo feeling fra l'allenatore e la società non c'è, perché sennò la situazione sarebbe completamente diversa, anche pensando un pochino a quello che potrà essere o dovrà essere il futuro, nel senso che ne abbiamo parlato ieri a lungo, insomma c'è un processo in atto per cui tutti hanno capito che questa squadra non va, e però una squadra è difficile cambiarla per 15-18 unità e quindi è molto più facile cambiare l'allenatore, e vi assicuro che l'ipotesi del cambio dell'allenatore non è un'ipotesi che non esiste a Trigoria in questo momento. Quindi non indipendentemente si da tutti i contratti, indipendentemente da tutte le parole, indipendentemente da tutto quello che viene raccontato. Neanche nel caso in cui la Roma dovesse arrivare quarta? In che senso, scusa? La Roma non si riesce a qualificare per la Champions. Non si cambia niente? No, io penso che si potrebbe cambiare addirittura se arriva seconda. Quindi figurati se arriva quarta. Questa è la situazione. Se poi dopo alla fine, come sempre capita, che il tempo cancella o comunque fa dimenticare tante cose, poi può darsi che tutto viene appunto cancellato, dimenticato. Ricordiamoci quello che ha detto Walter Sabatini, il direttore sportivo della Roma, alla fine di Roma-Fiorentina di Europa League. Di fatto aveva quasi rassegnato le sue dimissioni, poi di questa cosa non se ne è più parlato perché poi passa il tempo, si cancella. La Roma ha perso la partita contro il Milan sabato scorso, però sembra che abbia vinto perché il giorno dopo la Lazio ha perso in casa contro l'Inter. In realtà la Roma la partita l'ha persa e ha fatto una figura di M, di melma, diciamo così, per non dire merda. E di conseguenza sembra che non è successo niente, in realtà è successo tanto. E allora, però, come posso dire, la disgrazia altrui ha fatto passare in secondo piano la tua disgrazia. Non si ragiona così, non si deve ragionare così, perché a forza di pensare che comunque c'è qualcuno che ti aiuta, poi arriva il momento in cui non ti aiuta più nessuno, e comunque sia un secondo posto potrebbe essere salutato ovviamente in un certo modo, ma potrebbe essere anche interpretato come un segnale assolutamente negativo. Dipenderà poi dalle situazioni, perché è inutile girarci intorno, Ricca, tu lo sai meglio di me perché sei abbastanza smaliziato e scafato, no? Sì. Cioè, la Roma, se decide di dar bel servito a Rudy Garcia, è perché ha trovato uno che pensa che sia meglio di Rudy Garcia. Allora, se la Roma si mette a cercare uno che pensa che sia meglio di Rudy Garcia, nel momento in cui lo trova, Rudy Garcia è panato, proprio bello fritto e panato, indipendentemente dal fatto che c'è il contratto lungo, eccetera, eccetera. A questo punto, poi, uno mi potrebbe dire, ma come, Pallotta ha detto che Garcia sarà... Io te l'avrei chiesto, te lo stavo per chiedere. Prego, scusa? Te lo stavo per chiedere. Certo che ha detto. Lì stanno proprio in archivio quelle parole, però sono parole come stavo dicendo in questo momento. Aveva pure detto che non sarebbe mai venduto Benatia, insomma cose di questo genere. Però poi dopo, nel calcio come nella vita, le parole non contano niente, contano i fatti. Se Pallotta sarà ancora convinto che arrivare secondi è un grande risultato, allora Rudy Garcia sta tranquillo. Se invece si rende conto che il secondo posto, specie in una situazione come questa, è una sorta di grande delusione, per non parlare di fallimento, allora magari prende dei provvedimenti, ma i provvedimenti che lui prende attraverso ovviamente i dirigenti che stanno qui in Italia possono essere soltanto legati al fatto che tu intanto devi trovare un altro da mettere al posto di Rudy Garcia.
sempre dando per scontato, Riccardo, lo dico, che Sabatini improvvisamente è tornato ad essere in sella più che mai, anche da un punto di vista psicologico, perché, lo ripeto, non sono passati anni da quando lui ha detto ho sbagliato a fine stagione, fammi i conti e vediamo. Lui, però, come sempre capita, ecco perché le parole non contano niente. A fine stagione Sabatini ti potrebbe dire ok, avevo detto che a fine stagione avremmo fatto i conti, per me i conti sono a posto perché siamo arrivati secondi, c'è una diretta, io rimango qua. Che gli vuoi dire? Mimmo, ascolta, ieri mattina io ho detto che se la Roma dovesse arrivare seconda a livello di emozioni non mi susciterebbe quello che mi suscitava qualche settimana fa arrivare secondi. Però siamo sicuri che non è severo pensare che il secondo posto è quasi una sorta di fallimento, Mimmo? Ma il secondo posto sarebbe, diciamo, è il male minore rispetto a tutto quello che hai combinato oltre il campionato, perché questa è una società che aveva sbandierato i quattro venti, la voglia, il desiderio e l'obiettivo di vincere lo scudetto, ok? Non l'ho detto io, l'ha detto sia Gimpallotta che l'allenatore Rudy Garcia, che di traverso un po' meno così in maniera diretta ma altrettanto efficace il direttore sportivo Walter Sabatini. Dopodiché è stato più volte detto, quest'anno dobbiamo assolutamente portare a casa un trofeo, ve lo ricordate oppure mi sto inventando le cose? No, è tutto vero. Okay, l'hanno detto mille volte in tutte le salse. Tu alla fine della stagione chiudi con zero titoli e se va bene un secondo posto. Secondo te è una stagione da mettere tra quelle belle? No. Assolutamente. Quindi, tant'è vero che ti ho detto che io ieri ho cominciato. Allora, che cosa cancella però, il secondo posto, Riccardo? Cancella niente. Continua. Perché hai fallito tutti gli obiettivi che ti eri. Allora, Mimmo, ho fatto un giochetto prima con Gabriele, non hai detto, fatto un gioco. E lo faccio anche con te adesso. Garzia in macchina ci sta ascoltando, tu lo sai che quando all'una lui si mette in dosta. Assolutamente. Quando c'è Bichot, Bompara. Esatto. Alle 13 come senta la musichetta lui pia pum, e accenne. No, se senta la musichetta è già acceso. Vabbè, sta in macchina e ci senta a me, a te, a Gabriele che dimo che oggi però sta a Trigoria, eh. Vabbè, e allora sta in stanza e sta con l'iPhone e ha messo streaming. E senta a me, a te e a Gabriele che dimo che il secondo posto è un fallimento. Lui riesce a capire di che parliamo? No, assolutamente. No, perché io lo capisco, dal suo punto di vista arrivare secondi nel campionato italiano è un buonissimo risultato, anche perché poi lui non te lo dirà mai, però potrebbe anche dirti, ma sto facendo un'ipotesi, non è. È certo, è ciò che potrebbe anche dirti, io con questi che c'avevo più di secondo non te potevo arrivare. E come fai a stare nella capoccia di un allenatore? Un allenatore che fa parlare i fatti, lui è uno che è sempre difeso. Sì, però Mimmo è anche vero che lui a inizio stagione ha detto un'altra cosa. Aveva detto che vinceva lo scudetto? No, non l'ha detta inizio stagione, l'ha detta il 5 ottobre, però, inizio stagione. Sì. E poi dopo da grande paracula ha detto, l'ho detto perché lo dovevo dire, perché dovevo caricare. Ma secondo me lo doveva dire. Vogliamo proprio essere precisi, era il 20 di ottobre più o meno. Ma lo doveva dire. Dopo il 5 ottobre, non ho detto prima del 5 ottobre, quindi il 20 ottobre e dopo il 5 ottobre. No, lo dico io Mimmo, perché avevo sbagliato io, ho detto io 5 ottobre. Ah, ok. Io ho detto 5 ottobre. Però è vero che lo doveva dire, che doveva dare, se no ragiona un ambiente che tutti dicevamo, vabbè, ma dai, ma non serve a niente, è inutile che giochiamo, tanto va sempre a finire così. È chiaro che secondo me doveva scuotere in qualche maniera però scuoterlo in quel modo, perché a posteriori, ma gli sei ritorto contro, è chiaro, a Juve c'ha 20 punti di più, perché non è che a Roma è nata male perché lui ha detto qualcosa. Lui ha detto qualcosa sbagliando e faceva meglio stare zitto, tutto qua. Allora Mimmo, ti chiedo, Capello un giorno disse con questa squadra se ci va bene arriviamo quarti, e il presidente Sensi disse bisogna vedere se ci arriviamo con te alla guida quarti, esatto. E invece Garcia perché dice, la Roma lo sai perché disse quella cosa? Perché Sensi, non il presidente Sensi, scusatemi, il presidente Franco Sensi non gli aveva comprato Davis. Sì. Ok, e allora Capello, che avrebbe voluto Davis a tutti i costi, ma Luciano Moggi per cedere Davis avrebbe voluto Aquilani, De Rossi e un sacco di soldi, ricordatevelo. La Roma non ci cascò, il presidente Franco Sensi non ci cascò e non comprò Davis, e Capello se ne uscì in questa maniera. E Franco Sensi disse esattamente le parole che hai detto te. Prego, vai avanti. E invece Garcia dice arriveremo primi. Sì. Due estremi. Quindi? Chiedevo, due estremi. La verità starà nel mezzo, cioè bisogna da un certo assolutamente punto... sì. Assolutamente sì, però dobbiamo metterci in testa una cosa, che le dichiarazioni nel 99,9% dei casi non sono mai reali, cioè non che non sono reali in quanto non vengono dette, è che non raccontano la verità. Allora poi dopo Garcia ha spiegato
che lui doveva dire quelle cose, perché era un determinato momento, ma doveva dirle, nel senso che non ci credeva manco lui probabilmente, questo che ti voglio dire, caro Gabriele. E allora forse in certi casi sarebbe meglio starsi zitti. Il grande difetto, uno dei grandi difetti, non il solo, ma insomma uno veramente grande, è di questa stagione a livello di comunicazione della Roma, è che hanno parlato tanto, troppi e tanti e troppi a sproposito, lanciando proclami che non, che non stavano né c'erano né in terra. Senti, perché... Mimmo, ti faccio una domanda, però ti do pure il tempo, pensa quanto sono proprio generoso, ma di ah, quanto pensa sono io stupido che ci devo pensare? No, sono io che sono generoso, che no. Quello volevi dire, dai. Due secondi posti, no? Il sì. Secondo anno di Capello e questo secondo posto, speriamo, poi aspetta. No, secondo anno di Capello. Terzo anno di Capello, il secondo vince lo scudetto. Ah, ecco. No, no, il secondo posto, sì, del dopo scudetto, chiedo scusa, era il terzo anno. No, posso. Volevo... che Gabriele ha corretto. No, no, ma giustamente professorino, perché professorino. Qual è più fallimento? A tra poco. Mimmo. Yes, baby. Che me dichi? Ma considerato tutto, più brutto il secondo posto del posto scudetto. Lì veramente bisognava Bissallo, c'erano tutti i presenti. Insomma, avevi comprato Cassano, Panucci. Avevi comprato un giocatore come Cassano, che era, diciamo, il fiore all'occhiello veramente di quel mercato. C'avevi una squadra fortissima. C'era il grande Ivan Pelizzoli. Ecco, appunto, magari un po' debole in porta, però insomma, credo che non ci sia paragone. Assolutamente. C'era anche il grande difensore centrale che abbiamo ammirato tante volte, Saliula Sissi. Dai, quanto sei cattivo, allora. Poverino, però quello si è aperto come un abbacchio. Ho capito Mimmo, però diciamo che, diciamo che se qualcuno si rivolgesse alla medicina moderna invece di... Vabbè, però tutto è sempre a fare. Dai, chi Mimmo, l'ha visto? Ma me l'hai vista roba? Mimmo, dai. Mi confermi che lui quando più... Che nazionalità era, Quando pioveva non scendeva in campo? Mi dici che è nazionalità estera, sì. Oddio. Ivoriano. No. Ammazza Riccardo mio. Quanto della Costa d'Avorio. Certo, ma che non lo sai. Ma io perché Mimmo, me sto ruolo, devo fare sto ruolo che faccio finta di non sapere, vero, che devo far cantantugolo. Tu anche atti veramente. Ma a me mi dovevi vedere un par d'anni fa, stavo con una certa Gilda, ma proprio andavo forte, andavo come i Rosette, mi. Dai, Allora. Io lo so, Mimmo, che tu, per quanto vuoi, ma attenzione, vuoi prendere, insomma, tu stai a fare i conti, stai a dire se vincemo questo. Io te conosco, no, io mi aspetto il gode di un bianco, ora che ne manca uno. Le tregava, ha detto chi faceva, sì. Non ha detto, però non fa niente. Te l'ha detto a te, Mimmo, dai, no, ti ha no, chiamato, no, appena no. Sceso. Non di no, sta a parlare, capito? Quindi devi stare sereno, secondo, capito? Che te volevo dire? Non lo so! Che è Erika? No, non lo so! Senti, non faccio conti. Io posso dire, ma insomma, so di una grande stupidaggine, nel senso che se la Roma avesse vinto a Milano e poi, insomma, col risultato dell'Olimpico, la Roma sarebbe seconda tranquilla capi. Mannaggia la miseria. Ma assolutamente sì. Quindi è qui ancora, capito? Se si è dimenticato, questo mi fa veramente incazzare, perché se sta dimenticando che la Roma a Milano ha fatto una delle figure più brutte della sua storia. E la sembra che però, siccome ci sono la palaccia persa, va bene, tutto a posto, è bello, no, non è bello niente. Non è bello niente, assolutamente. Però, capite, ritiro, a comica, un po' sì, un po' no, intermittenza, famo, non famo, decidiamo dove famo, famolo direttamente al Foro Italico, no, famo vedere che andiamo lì, poi se ne andiamo due giorni. Dai, ricca, ma che cos'è, dai. Ma un po', come posso dire, se volete fare mandragate, fate bene però, no? Se no poi vi si scama in maniera abbastanza semplice. Comunque, indipendentemente da questo, perché ognuno si comporta come gli pare, figurati se io posso soltanto analizzare quello che succede. La Roma deve vincere, avete fatto i conti? Quanti punti gli mancano? Ho detto proprio. Gli basterebbe vincere le prossime le due in casa. Le due in casa sarebbero sufficienti? No. Sì. Secondo me proprio matematica è. No, secondo te no, Riccardo, l'aritmetica mi serve. E prime due partite, 6 punti nelle prossime due partite. C'è pure allora, 6 punti nelle prossime due partite. Penso alle due partite, scusa. E noi dicevo in casa, dicevo Palermo e Udinese. Ma se aspetta, tu batti Udinese e Lazio. Allora, se la Roma vince le prossime due partite, vuol dire che
c'è un parziale di più 6, giusto? Sì, sì. Nel caso in cui vincesse queste 6, la diretta concorrente, anche vincendone una, quanto rimarrebbe? Ci avrebbe più 3, cioè Roma sulla Lazio. Vincendo la partita? Metti che la Lazio vince con la Samp. Tu batti l'Udinese e stai vai a più 4. Sei matematico. Più 4. Gabriele, sì? Fa una cosa, esci un attimo da studio. Sì, scusate, scusate se ci sono. Vai un attimo a Cepu, o da chi te pare a te. Vai un attimo a Cepu. No, vai un attimo a dai. No, Mimmo. Okay. Mimmo, sono un uomo di lettere. Faceva il postino lui. Ma non me lo merito. Non me lo merito però. Ma gliel'hai messa sul dischetto. Ma non me lo merito però. Riccardo. Sì, sì, c'hai ragione. Te sei messo in seno. Ma l'ho scelto proprio io con le mani mie. Te sei messo. Con le mani mie l'ho scelto, guarda, mannaggia. Vabbè, comunque, Gabriele, hai modo di riprenderti. Dai. Quanto fa 3 più 1? 4. Mimmo, guarda, non vorrei mi mette tensione, capito? Gabriele. Mimmo. 3 meno 1? 2. 1 per 2? 2. 6 per 8? Che rotta, Simone? Simone, bravo, sei pronto, dai. Grazie, va bene, dai. Ballo di Simone. Ma tu ci metteresti la firmetta per questi due risultati? Sei veramente inciovile, sei, guarda. Sei veramente inciovile. È vero, è vero, è vero. Quindi Gabriele ci ha detto, tabellina alla mano, ti ricordi che bello quando facevamo la tabellina? Un per uno, uno, due, che belle cose. Mamma mia. 10 partite di fila, la bellina del 10. Mannaggia la miseria. Era bello, Ricca? Mamma mia, me ne morirei. Si parlava di scudetto? No. Ricordate bene. No, mi parlava di scudetto. A me c'era chi mi diceva che vincevamo con 5 giornate d'anticipo, ma pure quest'anno. Oh, vabbè, però ho capito, non ero io. No, no, non era manco Piero, pensa, perché da mai io. Manco dalla redazione. Piero era un grande, diciamo, il biglietto per Berlino. Allora. No, il biglietto per Berlino me lo diceva, fa sbrigati a farlo adesso perché se no non lo trovi. Para. No. Mi sa che stiamo a montare. No. Stiamo a montare. Ma come fareste senza di me, dai? Ma veramente? Io dico. Aspettiamo le 13, lo sai come il pane. Oppure io. Dai. Capito? Poi ti parlo e mi mandi a quel paese. No. Cioè io guarda che non lo faccio mai così a uffa, eh. No, ma poi non è a mandare a quel paese è un'altra cosa. È un gesto affettuoso. Ma questo dai. È proprio in amicizia. e poi avrebbe potuto dire, ma vattene. Ma scusa, Riccardo, sì. Tu lo sai che Gabriele, essendo, diciamo, fuori porta, no? Sì. No, non conosce esattamente i modi di fare dei romani veri, no? Certo. Che lui è lì, è in montagna, diciamo. Cioè fuori porta, hai detto benissimo. In collina, orgogliosamente. In collina, è un problema tuo. Eccetera, eccetera. Però tu sai perfettamente. È il postino, è arrivato il postino. Risposta per te, va. Ma magari sta raccomandatami. Poi però vedo di una cosa riguardo un. Vai, ciao. Va bene. 11 Mimo. Yes. Che mi stavi per dire? Fate conto? No, è meglio di no, dai. Perché mi? No, è proprio Gabriele, lo salvamo, dai. Ma che riguardava lui? No, questo suo incedere così un po'. Un po' sapientello, un po' saccentuccio. No, quello è carattere, dai. Un po' saccentino. No, una cosa, però gliela dimo domani, dai. Sempre se giovane. Ecco, sta entrando in questo momento. Perché manco sta la presente. Ah, Mimmo, io non te lo volevo dire, però è chiaramente. Ho capito, però non è proprio bellissimo. Stavo parlando in redazione. Lo sai che c'è, che questi ragazzetti? Sì, Mimmo. Gli dai un'unghia se viene il braccio, questa è la verità. Ma dopo tutto quello che uno ha fatto per loro, poi. Il terino rosso, capito? Sì. Non hanno capito niente, però non fa niente, dai. Vai, no, andiamo avanti. Non ho dai. Capito il fatto del cartellino. Dai, lascia. Non te impelaga. Non te impelaga. Mimo. Sta buono, dai. Volevo chiederti due cose io. Tu vedessi Sportiello, Ricca? Sportiello Atalanta? Sì. Lo sai che ce l'ho bene presente, mi? Vabbè. Che mi stavi a dire, Gabriele? Mimo. Senti, invece consiglimi dopo acquisti. No, laggiù è giusto, io sono d'accordo. Amico, consigli com'è? E gli acquisti. Come? Veramente?
meglio Sportiello? Sì, è quello della capocciata. Ma tu devi un portiere forte forte, tu sei la Roma, vai più a consigli. No, io ho chiesto com'era, Però attenzione, mettemi l'allarme, perché secondo me ce la stai tanto. Perché hai detto Sportiello? Per far sportiellate? Ma non metti all'allarme? Mi metti all'allarme, per favore. No, dai. Attenzione, secondo perché me ce la sta 92. Tanto. Perché è un 92? Sì. E per me a Roma devi al 92. Come Ter Stegen. Ma che è in autobus. Come Ter Stegen. È in autobus, devi al 92. Esattamente. Ma quante ne hai, Ricca? Oddio, Mina. Ma Ricca, come no, Mimmo, ma devi raccontare bene questa del Sportiello. Perché... Without you. Ma devi raccontare bene questa del Sportiello. No, Sportiello è un buon portiere, oh. Può essere migliorato, certo, ci vorrebbe qualcuno che gli insegnasse a migliorare, però capisco che se viene a Roma peggiora, però attenzione, comunque, attenzione, stiamo a parlare del preparatore? Aia. Stiamo a parlare del preparatore? Non lo so, di mode. Di mode? Ma migliorati i portieri da Roma, dimmi te. Sinceramente no. E allora andiamo avanti, allora abbiamo uno bravo bravo di portiere, poi dopo vediamo quello che potremmo fare. L'ultima volta che abbiamo parato, che ha parato un calcio di rigore il portiere della Roma, c'era ancora Papà Guitila, mi sa. Ma chi era l'ultimo? L'ultimo che l'ha parato è stato Curci. Né Giulio Cesare. No, Curci a Torino contro la Juventus. Però poi Pirlo sulla ribattuta glielo segna. Però rigore è parato. Però rigore è parato. Mimmo, due cose volevo. Lo vieresti Tiago Farque? No. Bravo. Io il confetto, Farco, lo ricordo. Gilberto Lasci? Sì. Ah, ecco, bravo. Ma ci verrebbe lui, mi? Ho capito, mo fam. Allora, se uno dice non venga a Roma perché voglio, cioè, Ricca. No, io credo che Bertolacci sia un ragazzo. No, ascolta, credo che Bertolacci sia un ragazzo, ho l'impressione perché non lo conosco, dalle idee molto 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 chiare. Cioè, io il fatto stesso che lui magari poteva tornare, che ne so, 2 anni fa, 1 anno fa, 3, ha sempre preferito giocare, tant'è vero che si è guadagnato pure la nazionale. Bravo. E al pensiero di dover venire qui a fare la riserva, ovviamente ci vado a giocare a lei a Genova. Appunto, io ti dico, ci verrebbe lui o vorrebbe delle garanzie? Ma insomma, al di là del fatto che credo che tutti i calciatori vogliano delle garanzie, però se tu lo riporti a Roma, non è per metterlo lì a fare sicuramente la riserva fissa, lo puoi mettere in un discorso di rotazione in una squadra che probabilmente quest'anno non ha avuto un Bertolacci che avrebbe potuto aiutare la causa, perché tante volte si è stato costretto a giocare con gli stessi calciatori che erano un po' magari spompati, altri che non stavano benissimo. E se tu avessi avuto a disposizione comunque un ragazzo che fa parte del giro della nazionale, che è una nazionale ridicola, quello che prepara a voi, però mi sembra che lui sia uno che ci abbia delle qualità. Poi dipende tutto dalle prospettive, dipende tutto quello che uno vuole raccontare a un giocatore, ma insomma non è soltanto il caso di Bertolacci. Lo dicevo semplicemente perché è comunque un giocatore che è al 50% della Roma, come è al 50% della Roma Nainggolan, quindi la situazione è, diciamo, per certi versi è simile, è diversa perché uno gioca con la Roma in questo momento, un altro gioca con un'altra squadra, ma la situazione contrattuale è esattamente quella, eh. Poi dopo la valutazione dei due giocatori ovviamente è diversa. Nainggolan costa un sacco di soldi in più di Bertolacci, però contrattualmente, da un punto di vista di status federale, la situazione è la stessa. Domanda a tutte e due. Sì. Si parla di Nainggolan, la Roma, difficoltà, eccetera, eccetera, no? A riscattare la seconda metà perché il Cagliari spara alto, quindi il Cagliari spara alto perché ovviamente c'è qualcuno dietro, no? Che in qualche modo gli garantisce dei soldi, eccetera, eccetera. Se la Roma dovesse decidere di rinunciare a Nainggolan, ok? Sì. Statemi bene a sentire. Sì. Per quale cifra rinuncierebbe? C'è la valutazione di Nainggolan? No, cioè nel senso, la Roma dice: io Nainggolan va bene, non lo voglio, è mio al 50%, caro Cagliari, te vendo un altro mio 50%. Secondo voi, quant'è la valutazione che la Roma accetterebbe in questa situazione che è abbastanza strana, eccetera, eccetera? Per la sua metà, dici te? Eh certo. Beh, a quel punto quello che vuole il Cagliari. Succede questo, cioè, vorrei che fosse chiara una cosa, cioè se la Roma non compra l'altro 50% di Nainggolan,
l'altro 50% dei no, lo devi comprare Cagliari e dai soldi a Roma. E beh, ci avrà qualcuno dietro, evidentemente, no? Appunto, ma quanto vuoi dire? Beh, almeno quello che chiede il Cagliari a quel punto. Cioè? E quant'è? 18? 15. Ma tu poi hai dati, eh? E tu hai 50%. E me ne danno altri 9. Quindi perderesti, diciamo così, ne ingolare per 9 milioni. No. No, 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 no. Non io ho detto stamattina, Mimmo, che è la Roma a decidere se volerlo tenere, perché se tu gli dai quei soldi il giocatore è tuo. Poi se tu gli dai quei soldi al Cagliari. Esattamente. Così. Poi è chiaro che esistono le trattative, tu mi chiedi 10, io ti offro 2, tu mi chiedi 8, no, io ti do. Il giocatore vuole un sacco di soldi. E se il giocatore vuole un sacco di soldi al Cagliari, vuole un sacco di soldi. È evidente che c'è qualcuno dietro al Cagliari e qualcuno dietro al giocatore. E non fai fatica a immaginare che sia la stessa società, cioè non può essere, no? Che c'è sta la società X che sta sul Cagliari e dice oh, cedo io i soldi per pagare eventualmente i soldi a Roma, e poi un'altra società che dice al giocatore guarda io te do questa, sempre la stessa, no? Beh, c'è sta Allegri che sarebbe pazzo di Nangolassi. Vabbè, ho capito, tu hai la Juve praticamente. Certo. E tu sai che noi con Allegri c'è un filo diretto, eh? Ma io l'anno prossimo c'è un mare dei soldi, non ve lo scordate, eh? Tanti l'anno prossimo, insomma, al prossimo mercato estivo c'è un mare dei soldi, perché De Pogba? Ma anche di quello che prende dalla Champions e tutte quante queste cose qui. Allora vi faccio una domanda, no? Allora, voi sapete tutti che Dybala è un calciatore che di fatto è un passissimo da si dice così, però non so per far capire, dalla Juventus, no? Sì. Secondo voi Dybala sarà il fiore all'occhiello del mercato della Juventus? Dici con tutti quei soldi, non puoi piastolo Dybala, anche perché che fa, se ne va a Morata? Se su Ripier Madrid? Ma faccio questa domanda, proprio secondo voi preso Dybala a Juve si ferma lì o proprio per crack è quello che dici mamma mia questi che hanno preso? E chi vuol dire, chi è? Cavani. Ti pare poco Cavani, magari no. A Roma Cavani. Oh, ma se pi Cavani non più. A Roma Cavani vado a fare 3 abbonamenti. Lo dico subito. Dipende tutto da quello che farà in Champions League. Perché se vince la Champions c'è possibilità, perché comunque sta a 90 minuti dalla finale. Ci può capitare. Tevez se ne torna in Argentina, Llorente lo cede, tieni Morata, Dybala e Cavani. E tu fai attacco con Morata, Dybala e Llorente? E Cavani. Ah, Llorente lo cedi. Ecco, bravo. E se ne va Tevez? Tevez torna in Argentina, già l'ha detto mille volte, Pirlo se ne va perché già l'ha detto, se vinco la Champions ho concluso la mia parabola bianconera. Lobont pure ha detto se vinca la Champions smetto. No, Lobont ha detto se vinco rimango ancora, rinnovo. Okay. Per altri 3. Amici, guarda, fatte conto perché questi 2 giorni mi avete ammazzato. Non pensiamo, dai. Mi avete ammazzato proprio. Ci vediamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, grazie. Ciao, maestra Gabriele. È andato.